Benvenuti! Oggi esploriamo per la prima volta l'Aqua Village di Follonica, che in realtà è anche il mio primo Aqua Village perché non ho ancora visto quello di Cecina. Questo di Follonica è nato dopo quello di Cecina, quindi in realtà è un po' più piccolo, un po' più compatto come parco, ma come concept è molto simile, quindi tanta roba per la scenografia. Ci sono meno scivoli, ma gli scivoli che ci sono ottimi, e adesso lo esploriamo tutto insieme. Oggi accompagnato da Jack, che Salve. È già stato a quello di Cecina, quindi anche per lui è la prima volta, ma è un po' più esperto di Aqua Village. Ci assomigliano molto, mi piace molto a me questo stile. Sì, anche a me, è fighissimo. Diciamo che il tema predominante è chiaramente quello delle Hawaii o il tema tiki in generale. E si respira benissimo, l'unica cosa che per adesso non mi ha molto convinto è la musica. Metterei una musica molto più a tema, visto che hai un ambiente bello curato, fatto bene. Ecco, vedete? Non so se si sente, ma è tipo una roba da discoteca. Cioè, insomma, non è proprio il massimo da sentire mentre sei immerso in un ambiente totalmente a tema hawaiano. Però vabbè, non è una pecca che rovina l'esperienza qui al parco, voglio dire. C'è letteralmente di peggio in giro per i parchi italiani, quindi va benissimo anche così. Qui c'è un piccolo punto shop, il bazar, nel quale potete anche prendere gli armadietti e i lettini, che hanno costi ovviamente a parte. Sì, perché gli ombrelloni e le sedie in realtà sono gratuiti fino a esaurimento e disponibilità, mentre se volete prendere il lettino ha un costo a parte. La cosa figa qui ad Aqua Village è che gli ombrelloni hanno anche una cassetta di sicurezza che ha un costo a parte, e per aprirla vi danno questo braccialetto blu che appunto funziona un po' come una chiave. Figo. Come vi anticipavo prima, non solo è possibile prendere la cassetta di sicurezza con l'ombrellone, ma ci sono anche gli armadietti che hanno un costo di 3 euro, e ovviamente pagate l'armadietto vi danno la chiave. Qui c'è la classica chiave e potete posare le vostre cose qui. Nella zona degli armadietti ci sono anche le docce, c'è anche la possibilità di fare la doccia calda a pagamento, bisogna prendere il gettone, però sì, ci sono anche le docce e ci sono gli spogliatoi, e sempre in zona ci sono anche i bagni. Mi raccomando, sia che prendiate gli armadietti sia che prendiate la cassetta di sicurezza, fate attenzione a non perdere né il bracciale né le chiavi, perché in caso di perdita bisognerà pagare una penale di 10 euro. Per quello che è sono tanti, quindi mi raccomando, fate attenzione. Ecco, questa è praticamente una discoteca a tutti gli effetti, è aperta la sera e organizzano eventi con ospiti anche di un certo spessore, come trapper, cantanti, organizzano insomma un po' di roba. È aperto ovviamente solo la sera, però deve essere una figata. Si trova proprio vicino Makai, che è la zona dove ci siamo messi noi oggi. È una zona con un percorso di docce sensoriali ed energizzanti nella grotta dietro le cascate, proprio dietro il mascherone. Mi sa che adesso lo andremo a provare. Oh, è freddina, è freddina. Non è proprio... diversamente calda. Ah, c'è un buco. Ma come il buco? È vero, c'è uno scalino. Ah, dai, pensavo fosse più alta. Attento, ma si fa... Ah! Ok. Tu puoi adesso non c'è problema, dai. Guarda che c'è... io mi bagno con quella. Ecco, Makai. Docce sensoriali ed energizzanti. È figo. Ho paura. No, dai, sai. Docce fredde. Dici? Sì. Energizzanti. Appunto. Ma io. Porca vacca. È fredda? È un percorso ostacoli. Vai, vai. Io passo per il mezzo. Grande, ma che. Dai, ma proprio. Non penso si faccia così questo percorso. No, non puoi saltare. Ma come devo saltare? Ma dai, ma è pericolosissimo! Ma non si può! Ma poi è tipo la rapina quasi. Ma esatto, tipo il laser! Bellissimo! Ah! Mi sa che non l'abbiamo fatto benissimo sto percorso, eh! Ah, non andava, non era lontano! No, mi sa di no! Ah, hai visto che bello però con tutte queste scenografie, ci sta. C'è anche la soundtrack in sottofondo, quindi carinissimo. Prova a entrare dentro senza bagnarti. Ah, ah. Dai, non ti stai bagnando. No, sto bagnando tantissimo. Però non è acqua fredda, quindi in realtà non dà fastidio. È piccolina, però ci sta. Ok, dai, adesso possiamo provare anche questa corrente. Oh, attento! Questi sì, sono terribili. Come piscina ci sta, cioè, è proprio bella, ben tematizzata. C'è anche questa piccola parte con la corrente che ti tira fighissima, adesso la proviamo. Eccoci. C'è, guarda come tira. Tira. Guarda. Oh. Non affogare! Però non è fortissima questa corrente. No. Non riesce a trasportare. Un po' va però. Un po' sì, dai. È vero, ma no, spinge fortissimo qua, ma perché? No, ma perché va fatto così, lo capisci? Ah, controcorrente. No, vai lì dietro. No, non riesci indietro. Guarda, non riesci. Sì, sì. È così. Sì, così va fatto il contrario. Fortissimo. No, pesantissimo. Dai, è troppo pesante. Ma non c'era corrente. No, scherzavo, ragazzi, la corrente c'è.
Questo parco ha delle aree bellissime come questa dietro di me, che è tutta immersa nel verde, super nascosta, tranquilla, raccolta. Questo tipo di aree sono bellissime. Ah, siamo sbucati nella zona di Ukulele e Naeka, che sono credo gli scivoli più recenti qui al parco e secondo me sono anche i più belli. C'è Ukulele che ha tre diverse modalità di esperienza: si può fare col gommone singolo, col gommone biposto o a corpo libero, quindi in realtà è uno scivolo bello dinamico da poter fare più volte, ma ha anche una particolarità, perché se beccate il giro mentre scendete giù con la musica avete automaticamente vinto un premio. È una roba casuale, ovviamente è un po' a fortuna, però ha questa particolarità ed è una figata. Poi scenograficamente è uno spettacolo da vedere, come Naeka, che è lo scivolo costruito accanto, che ha un arrivo incredibile. Hanno costruito la bocca di un serpente bellissima. Vedete, in teoria queste due corsie separate dal resto dovrebbero essere dedicate alla discesa con i gommoni e le altre tre alla discesa corpo libero, ma diciamo che se la giostrano un po' anche in base a quanta gente c'è. Cioè, se andate su in un gruppo di 5 persone e volete farlo tutti a corpo libero, vi fa scendere giù tranquillamente a corpo libero. Non è ovviamente obbligatorio occupare quelle due file solo con i gommoni. Lo scivolo più figo del parco secondo me è Naeka, che è lo scivolo serpente. Se non sbaglio è anche il più recente ed è fighissimo dentro, perché non solo ha un percorso bello lungo, ma ha anche effetti all'interno di luci. Comunque è una figata, secondo me è lo scivolo più bello del parco. Ah, per pranzo oggi Aloha Risto Food. Ha un ingresso super imponente, ultra tematizzato, wow. Potete scegliere tra primi piatti, secondi, ci sono i dessert, c'è il poke, insomma c'è veramente tanta scelta anche nel settore food. Tu per pranzo oggi spiedini di pollo, verdurine, quello che fai vedere che stiamo leggeri. Poi sì, esatto. Sembra apparentemente un pranzo fit, ma cioè c'è andato un sacco di fritti, un sacco di patatine, vabbè. Comunque questo posto è molto carino, tu dietro c'hai st'albero super inquietante, però è fighissimo. Adesso è la camera quella della foresta. Esatto, dà proprio quelle vibes. Comunque questo ristorante, oltre ad essere molto bello scenograficamente, si mangia da Dio. Cioè letteralmente credo sia il ristorante di un parco, in questo caso acquatico, in cui ho mangiato meglio. Ma dei parchi in generale in Italia, credetemi, era tutto buonissimo. E oltre al Risto Food Aloha, qui all'Acqua Villa di Follonica ci sono anche diversi chioschetti che vendono roba diversa. Chi vende waffle, chi vende yogurt, e c'è anche la frutteria. Mi sa che ora un po' di frutta la prendiamo, eh. Siamo arrivati nella piscina onde Kauai, che è anche la novità di quest'anno. O meglio, non è proprio una novità perché c'era già, però l'hanno totalmente ritematizzata, gli hanno dato nuova vita. Hanno aggiunto tutta la scenografia sullo sfondo. È una piscina d'onde e in questa piscina fanno anche animazione, acqua gym. Per quanto riguarda le onde, sono regolarmente a intervalli di un'ora, a partire dalle 11. C'è una pausa durante l'orario di pranzo, le ultime sono alle 12, poi riprenderanno alle 15. Quindi c'è questo intervallo di tempo in cui non ci sono onde. E nulla, quindi prendete nota, che così sapete anche quando è che fanno le onde qui alla piscina d'onde. Ecco, sono iniziate le onde. Infatti, ma io se vado lì a fuoco, te lo dico. Allora, io di questi mi cago, te lo dico che non lo faccio. No. Quelli bianchi? No, ma guarda, vai drittissimo, guarda. Fallo. Questi mi fanno molto ridere, cioè, in giro per il parco è pieno di locandine di film. Un po' come al cinema. In questo caso c'è la locandina del film della Haunted Mansion che uscirà tra qualche settimana. Non so quanto sia effettivamente giusto nel contesto una roba del genere, però evidentemente hanno questa collaborazione, quindi ok. Questa zona si chiama Waku, ci sono questa serie di 7 scivoli. E qui accanto c'è anche il bosco. Non ci sono ombrelloni perché l'ombra la fanno gli alberi, però cioè, è fighissimo, a me piace tantissimo. È una zona super chill, tutta immersa nel verde, e davanti c'è il prato con le palme e gli ombrelloni. Per entrare in coda su questa rampa di scivoli abbiamo beccato questo spazio verde immenso, ma sul serio è gigantesco. C'è questa zona con gli ombrelli, ma poi è tutto prato. Infatti qui ci sono i ragazzi che giocano a pallone, giustamente. C'è tutto questo spazio, ci sta. Beh, quindi c'è chiaramente possibilità di espansione, perché è tutto il terreno del parco. Quindi un domani, se servisse, c'è la possibilità di espandersi per di qua. Ah,
Gualu. E questi sono anche i primi scivoli che sono stati costruiti qui all'Acqua Village di Follonica. Si vede che sono più vecchi rispetto agli scivoli che si trovano vicino all'ingresso del parco. Comunque, nella piscina onde c'è questo percorso che è molto asciutto, eh. Non è bagnato questo, si vede che è asciutto. Infatti questo mi piace molto. Andiamo. Guarda, c'è questo scorcio che arriva col vento. Sì, questo, ti bagni con questo. Però c'è una scorciatoia, non è un percorso. Ma no, ma lo capisci, vai qua. Wow, la festa? Esatto, ti senti tipo l'animatore. Bellissimo. Da qui si riesce ad ammirare bene tutta la scenografia nuova, che è fighissima, oltre ad avere tutta una visuale della piscina d'onde. Comunque sì, funziona molto come scorciatoia, in realtà collega due parti diverse del parco, ma in realtà non ha nulla di particolare. Si riesce a ammirare bene la scenografia, ma tutto qui. Ovviamente c'è anche la zona dedicata ai bambini, che si chiama Moku, l'isola dei bambini. Ha questi tre scivoli piccolini che noi ovviamente non possiamo fare. Forse te puoi farli quelli. Posso? Penso di sì, eh. E c'è un mini playground acquatico, è carinissima. Ah, è super fredda l'acqua. Ma che è un pranzo sto piatto, cioè, c'è tutta la frutta del mondo qui dentro. Sì, sì. No, a parte gli scherzi, è vero. Non l'ho mai mangiato. Non hai mai mangiato il cocco? Buono? Ora guarda che masticherai fino a domani mattina, Non sai niente. Di cosa? Di cocco. Fresco. Un gusto fresco e basta. Questo è buonissimo. Questo verde che vedete è un melone che credo ci sia solo qui, no? Cioè, io non l'avevo mai sentito dire. Beh, solo qui, non lo so. Comunque, si chiama Dino. Questo melone praticamente ha la particolarità di essere un mix di due meloni diversi. Alla fine è venuto fuori Dino. Dino. E dicono che è buonissimo, assaggiamo. Deve essere dolcissimo. Infatti è dolcissimo. È super zuccherato. Però buono, molto buono. Quindi termina così la nostra giornata all'Acqua Village di Follonica. La mia prima visita a uno degli Acqua Village, devo ancora vedere quello di Cecina. Vi dirò, mi ha fatto una bellissima impressione, cioè si vede proprio che c'è cura dei dettagli, che c'è tanta voglia di fare. L'idea è quella di un parco che deve ancora dare il massimo del suo potenziale, nel senso, è bellissimo, apprezzo tantissimo la scenografia e il tema dominante mi piace tantissimo, il tema hawaiano, tiki, cioè è proprio figo. E hanno realizzato tutto benissimo, cioè tutto quello che c'è in questo momento al parco è impeccabile. Sul serio, gli scivoli, anche se pochi, sono tutti divertenti, molto belli anche nell'aspetto scenografico, è vero. Quelli forse un po' più vecchi, si vede che sono più vecchi, ma sono comunque abbastanza divertenti e si lasciano fare volentieri. Un parco forse un po' piccolino, ma sicuramente possono andare a migliorare. Non lo so. Secondo te è meglio questo o quello di Cecina? Tu che l'hai visto entrambi? Io per ora direi Cecina. Perché è un po' più completo. Sì, esatto, un po' più completo. Poi non lo so, me lo ricordo anche un po' più forse tematizzato. Dici, questo forse per delle aree che sono un po' ancora spoglie rispetto all'altro. Però sì, anche questo per ora sta mantenendo bene. Sì, sì, secondo me possono andare a migliorare come parco. Quindi spero con tutto il cuore che per i prossimi anni si dedichino tanto a migliorare questo, perché cioè, voglio dire, tutto quello che hai è fatto bene, serve solo aggiungere altra roba per aumentare ancora di più l'ottima offerta che già hai. Quindi sì, assolutamente promosso come parco acquatico. Sono curioso anche di tornare nelle prossime stagioni per scoprire le novità che metteranno. Altra nota di merito, assolutamente per il food. Oggi abbiamo mangiato benissimo, letteralmente il parco dove ho mangiato meglio. E nulla, mi sa che per quest'anno era l'ultimo parco acquatico. Non so se andrò ad Etnaland Aquapark, me l'avete chiesto in tantissimi. Purtroppo è stato un casino organizzarsi per scendere giù quest'anno e alla fine andrò ad Etnaland praticamente per fine stagione. Sicuramente arriverà il video del serale, devo ancora capire se fare il video all'acquapark o meno, lo scoprirete nelle prossime settimane. Vi ricordo che a settembre poi si inizia con la miniserie dei parchi europei che abbiamo visitato a luglio. Detto ciò, ciao ciao Acqua Village, è stato un piacere. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi ricordo di mettere like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. E nulla, ciao a tutti.